il tema della trasparenza, che è un tema che dal 2013 è molto caldo per le scuole, e in particolar modo per quanto riguarda l'attuazione e il rispetto delle ultime linee guida. Questo è il sommario. Nel corso dei minuti che passerò con voi, proverò a fare una ricostruzione del quadro normativo in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Cercherò di affrontare le principali incertezze applicative e delineare come sono state risolte nell'ambito delle linee guida dell'autorità anticorruzione, e poi parleremo dall'ultimo della riforma Madia, cioè dell'attuazione della riforma Madia con riferimento alla trasparenza, cercando di comprendere se questo altera il quadro. Allora, io mi leggo agli interventi precedenti, in particolar modo all'intervento del dottor Penso Doria, oltre a quello di Roberto Scano, per dire che il legame tra la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la trasparenza per me è indissolubile. È possibile sicuramente affermare che una pubblica amministrazione può essere davvero trasparente solo se è compiutamente digitale. Non è possibile parlare di trasparenza se non esiste un sistema di gestione documentale a norma. Non è affatto pensabile, anzi, non solo non è possibile pensare questo, ma non è possibile che la trasparenza possa essere sostenibile per un'organizzazione. Io credo che a tanti sia capitato di pensare che l'applicazione del decreto 33 per le scuole, così come per tutte le amministrazioni, sia molto gravosa. In realtà, se così è, perché non abbiamo pensato di applicare il legislatore. E in realtà, se invece la trasparenza del disegno del 2013 la pensa già per un'amministrazione digitale, quindi è impensabile riuscire ad applicare serenamente in modo sostenibile la normativa senza una compiuta digitalizzazione. Quindi anche l'organizzazione degli interventi nel corso della giornata ha un significato logico. Evitiamo di pensare alla trasparenza solo come il punto di una pubblicazione sul web, perché il vero tema e la vera complessità non è tanto nella pubblicazione sul web, cosa che è relativamente semplice, quanto nella formazione di un dato di qualità da pubblicare sul sito istituzionale. Quando parlo di trasparenza, però, voglio essere chiaro e voglio ricordare a tutti, a me stesso in primis, che la trasparenza, quando si parla di trasparenza, è due cose. Da un lato, la cosiddetta trasparenza proattiva. Cos'è la trasparenza proattiva? È quella trasparenza che consiste nella divulgazione di dati, documenti e informazioni senza bisogno che qualcuno ce li richieda, o perché lo facciamo per essere davvero aperti, oppure perché dobbiamo rispondere ad un obbligo di legge. In Italia la norma sulla trasparenza proattiva è il decreto 33 del 2013, che voi conoscete. Un'altra componente della trasparenza di una democrazia è quella che si chiama trasparenza reattiva, e cioè la trasparenza che è il risultato di un input che arriva dall'esterno, una risposta ad un input che arriva dall'esterno, che è appunto una richiesta di accesso. In questo caso la trasparenza reattiva è ancora per poco in realtà regolata dalla legge 241 del 1990, ma su questo avremo modo di dilungarci tra un po'. La norma sulla trasparenza proattiva, al momento del decreto 33 del 2013, che come voi sapete è attuativo della legge 190 del 2012, cioè la legge Severino, la legge anticorruzione, e quindi la connotazione del decreto 33 è strettamente legata alla prevenzione della corruzione, quindi trasparenza come profilassi anticorruttiva. Gli obiettivi del decreto 33 sono quello di rendere più semplice l'accesso ai dati e documenti della pubblica amministrazione, innescare forme di controllo diffuso dell'operato della PA, e
la prevenzione della corruzione. Io sull'innescare forme di controllo diffuso per operato della pubblica amministrazione ne vorrei non soffermarmi, ma in realtà mi piacerebbe ricordare che questa finalità del decreto trasparenza è una finalità particolarmente importante, perché ci aiuta ad interpretare la norma, cioè anche prima ed anche senza l'ultima guida dell'autorità anticorruzione. Se poniamo il caso, per rimanere un esempio di attualità politica, poniamo il caso che si tratti delle spese di un sindaco, poniamo il caso che ci sia un sindaco che pubblica le spese di spettaggio, treno per treno, invece un sindaco che pubblica un contributo annuale, dicendo che io per il 2014 ho speso 14.000 euro, tra le due, anche se non ci fosse alcun atto interpretativo dell'ANAC, non vi sarebbe dubbio che la ratio legis, cioè l'intenzione del dittatore, ci dice che solo la prima è tale da consentire un controllo diffuso, cioè un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, mentre la seconda non lo è. Quindi su questo vorrei tranquillizzare tutti che le finalità che sono inserite già nel testo del decreto 33 avevano consentito a tanti, molte scuole anche, di cominciare a dare la pubblicità e trasparenza alla propria attività ancora prima di un atto di linea guida, che certo che e che la trasparenza è uno strumento per le amministrazioni. In che senso? Faccio questo esempio, secondo me interessante. Un comune aveva la richiesta da parte di una compagnia telefonica di quale fosse il compenso da richiedere alla compagnia stessa per l'installazione di un impianto di un ripetitore, no? Di un impianto di telecomunicazioni. Ovviamente era l'unico per quel comune, l'unico impianto, quindi non c'era uno storico, non c'era una conoscenza. Qual è stato l'approccio? L'approccio è stato di andare sulle sezioni amministrazioni trasparenti di tutti i comuni della provincia e di verificare quale fosse il compenso che veniva richiesto dagli altri comuni. In questo modo è stata fatta una media e questa media è stata richiamata in motivazione. Quindi la trasparenza non è soltanto utile ai livelli utenti, ma può essere uno strumento che viene utilizzato anche dagli uffici, quindi che impone al riparo la sanzione di responsabilità e l'effettività dell'attività amministrativa. Il decreto 33 prevedeva fin da subito tre tipi di adempimenti. La prima, la previsione di una figura responsabile della trasparenza che poteva coincidere con il responsabile di prevenzione della corruzione. Il secondo, la predisposizione di aggiornamento di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità. E la terza, la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente di atti e di documenti. Atti e documenti di qualità. L'amico Roberto Scano sicuramente ricorda questo articolo, che è l'articolo 6 del decreto 33, che dice che dobbiamo assicurare l'integrità, il costante aggiornamento dell'informazione, la completezza, la tempestività. Vi racconto quest'altro episodio, sempre per ritornare sulla relativa utilità alcune volte delle linee guida. Una regione aveva scritto nel proprio programma della trasparenza che per quella regione il termine tempestivo si intendeva 6 mesi. E alla mia domanda, responsabile della trasparenza, di quanto bizzarra fosse quell'interpretazione, la risposta che mi è stata data è che il decreto 33 non definiva cosa intendersi per tempestivo. Ho ricordato al responsabile per la trasparenza che in realtà esiste una norma, che è l'articolo 5 delle preleggi, cioè le disposizioni preliminari al codice civile, che ci dice che le norme si interpretano secondo il significato proprio delle parole. Quindi se una norma dice che l'aggiornamento deve essere tempestivo, il vocabolario ci insegna che tempestivo significa non appena è disponibile, non appena un dato, un'informazione, un documento è in nostro possesso, a nostra conoscenza. Ma anche la qualità delle informazioni significa completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, addirittura facile accessibilità. E qui parliamo di un altro tema molto caro a Porte Aperte su Guardia. Fin da subito però, e questo mi è in realtà spiaciuto, c'è stata una opposizione di parte del mondo della scuola, non sicuramente quello a cui sto parlando in questo momento,
anticorruzione e trasparenza. Perché? Perché lo si è visto evidentemente come un inutile appesantimento, alcuni parlano addirittura di una specie di vessazione burocratica. Tant'è che, ebbene, ho segnalato subito alcune difficoltà, le riporto tra virgolette. C'è qualcuno che mi disse, ma le scuole, che mi dice.